Questa mattina al Pirellone a Milano si è riunito il CAL, ovvero il Consiglio delle Autonomie Locali. All'ordine del giorno la discussione e l'approvazione della proposta che verrà presentata al governo per la riorganizzazione delle province della Lombardia. C'è una buona notizia per Como. Assolutamente sì, la proposta presentata dall'ufficio di presidenza del CAL prevedeva, per quanto riguarda Como, l'accorpamento in una maxi provincia con Varese, Lecco e Monza. Nel corso della discussione abbiamo presentato un emendamento condiviso col sindaco di Asso e anche col sindaco di Monza, che ha sottoscritto anche lui la proposta, che prevedeva l'accorpamento di Como, Lecco e Varese, chiedendo una deroga per mantenere la provincia di Morsa in termini autonomi, diciamo. E questa proposta è passata e quindi è stata approvata ed è entrata a far parte della proposta che il CAL trasmetterà alla Regione Lombardia. Ecco, quindi diciamo che è un primo passo, ovviamente non sapremo fino a quando il governo si sarà espresso come verranno Certamente. riorganizzate le province, però se venisse accolta la proposta del CAL vorrebbe dire che Como sarà il capoluogo di questa maxi provincia? Sì, soprattutto è importante che sia che vada nel parere alla Regione Lombardia la proposta che è stata quella condivisa da tutto il territorio comasco. Vi ricordate dal tavolo della competitività ai passaggi successivi nei confronti con l'ufficio di presidenza del CAL. Abbiamo sempre ritenuto che una proposta seria e saggia potesse solo prevedere un accorpamento della fascia pedemontana prealpina Como, Lecco e Varese, in cui Como, ai sensi di legge, sarebbe capoluogo. Ovviamente la partita è tutt'altro che chiusa, perché adesso sarà la regione che dovrà elaborare la proposta definitiva da mandare al governo. È certamente importante però che dal CAL alla regione arrivi una proposta contenente questa previsione. Quello che poteva fare Como, quindi l'ha fatto. Adesso Direi di non può sì, più fare adesso nulla. tocca. No, adesso tocca ai consiglieri regionali del territorio che ci sono in tutte le forze politiche, quindi ci auguriamo che tutti facciano del loro meglio per creare condivisione su questa proposta che, tra l'altro, essendo passata all'interno del CAL, non è semplicemente una proposta che conta solo sulle o può contare solo sulle forze comasche, ma essendo seria e ragionevole, può contare anche sulla condivisione di consiglieri di altre zone del territorio. Anche consiglieri leghisti, perché sappiamo che la Lega su questo aspetto è stata sempre molto critica e anche a Varese, insomma, c'è un certo malcontento nella Lega per questa proposta. Sicuramente la maggior parte dei sindaci e presidenti della Lega presenti oggi nella riunione del CAL erano su altra posizione, cioè su quella di non fare nessuna proposta, ma di chiedere semplicemente che venisse mantenuta la situazione attuale, cosa che però non abbiamo mai condiviso perché significa semplicemente delegare al governo le scelte. Prendo semplicemente atto che Carioni non si è defilato rispetto alla nostra proposta di emendamento, ma pur non avendola promossa direttamente, l'ha comunque votata. Quindi mi auguro che anche a livello comasco, anche la Lega mantenga la stessa posizione. Diciamo, ha scelto di stare dalla parte dei comaschi piuttosto che dalla parte del popolo della Lega, in Non questo so, caso. questa l'interpretazione la facciano altri. Un'ultima cosa, qualora appunto si venisse a creare questa grande provincia con Como capoluogo che unisce Varese e Lecco, quali sarebbero i benefici per il nostro territorio? Ma innanzitutto andrà capito quali saranno le competenze date alle province, quindi sarà sicuramente tutto un discorso da costruire passo passo. Certamente costruire delle relazioni anche su base provinciale e comune con i territori di Lecco e Varese, mettendo in rete tutte le potenzialità economiche, turistiche e culturali di questo territorio, potrebbe essere un segno molto importante per essere competitivi a livello anche internazionale. Ultimissima cosa, avete votato anche per mantenere la provincia, le nuove province come organi di primo livello con elezione diretta. Lei ha votato a favore di Sì, ho questo votato a aspetto? favore. Di fatto la situazione non è così definita perché
Tutto dipende dalle competenze che, come dicevo prima, saranno assegnate alle province. Se le province avranno ancora competenze rilevanti, soprattutto con queste dimensioni che tendono ad ampliarsi, non si può pensare che chi le amministra non sia legittimato da un voto popolare. Quindi in questi termini era importante che continuassero ad essere organismi di primo livello. Se verranno svuotate di competenze, allora si potrebbe anche ragionare su valutazioni diverse.